Il comune di Napoli pianterà un albero nel bosco di Capodimonte a ricordare il cosiddetto esodo giuliano-dalmata, oltre 250.000 italiani che dopo la Seconda Guerra Mondiale abbandonarono l'Istria, le città di Fiume e di Zara e altri territori contesi fra il Regno d'Italia e la nascente Repubblica Jugoslava. Una parte di quegli esuli si trasferì a Napoli. Alcuni vissero per un certo tempo in abitazioni di fortuna, proprio all'interno del bosco di Capodimonte. Siamo qui non solo per ricordare un solo giorno, ma per costruire con i rappresentanti della comunità dalmata e dei nostri profughi provenienti da Trieste, che hanno vissuto l'orrore dei campi profughi, costruire delle altre occasioni di memoria, tra cui quella di ricordare proprio nel parco di Capodimonte, dove era allestita una baraccopoli che ospitava i profughi, di piantare un albero della memoria e mettere una targa a ricordo. Devo dire che mentre a Napoli abbiamo ricevuto un'accoglienza bellissima, Napoli è una città dove non esiste il razzismo, tra l'altro nella mia famiglia siamo in tre sposati, io con una napoletana e due sorelle con due napoletani, matrimoni riusciti benissimo, quindi c'è un grande feeling fra noi dalmati e i napoletani. In altre parti d'Italia non è poi così, si percepisce a volte un distacco. In occasione del giorno del ricordo, una targa commemorativa è stata consegnata dal comune di Napoli al professor Lazaric, delegato napoletano dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Napoli fu uno dei centri che accolse centinaia di questi esuli, per cui da quel momento la storia di questi esuli, una storia lontana di territori, culture anche lontane, divenne in parte anche storia di Napoli. E credo che sia importante che il Comune abbia deciso di ricordare, come ogni anno, il giorno del ricordo, il 10 febbraio, ricordare questo evento, non solo con la celebrazione di oggi, ma anche decidendo, e questa è una cosa molto importante, di apporre una targa nel luogo della città che accolse questi esuli, cioè nel bosco di Capodimonte. Lì metteremo tra poco una targa che ricorderà che lì c'era uno dei 109 centri di accoglienza profughi italiani.